Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You. Oggi vado a recensire un oggetto che si addice con l'estate e col caldo e che può essere utile per molti. È un mini ventilatore con nebulizzatore della marca iGrow, ma andiamolo a vedere insieme. Il mini ventilatore con nebulizzatore arriva all'interno di questa confezione di cartone. Sul lato possiamo vedere i colori disponibili: azzurro, rosa, verde. Sul retro vediamo alcune indicazioni che sono comunque presenti sul libretto illustrativo in lingua inglese che è presente all'interno della confezione. Vengono indicati anche alcuni dati tecnici che andiamo a vedere tra un attimo, ma cosa arriva insieme al foglietto illustrativo? Arriva un cavetto di ricarica USB, micro USB, per andare a caricare il nostro mini ventilatore che si può inserire all'interno di un alimentatore tradizionale per device, tablet o un power bank o al computer. E poi abbiamo il nostro mini ventilatore col nebulizzatore che è collocato nella parte centrale. In termini di dimensioni abbiamo 18 cm x 9 cm x 6 cm di spessore, più o meno la grandezza di una mano. Abbiamo un'impugnatura in plastica, in generale il mini ventilatore è in plastica, salvo il beccuccio in silicone, in gomma, e diciamo che il peso non è dei più leggeri, ma neanche troppo pesante. Infatti si aggira attorno ai 260 grammi. Certo che tenerlo magari a lungo in mano così potrebbe affaticare un po' il polso, ma potete sempre appoggiarlo alla scrivania o sul letto. Devo dire che il funzionamento è abbastanza intuitivo, facile. Al centro abbiamo il foro dove uscirà l'acqua nebulizzata. Sopra, appunto, andando a togliere questo tappo, si va a inserire l'acqua. Sono già andato a inserirla prima e adesso faremo il test pratico, che è la parte che più ci interessa. E sul lato possiamo vedere inoltre il tasto, magari mettiamo un attimo a fuoco. Possiamo vedere il tasto on e off, che permette quindi di accendere il nostro mini ventilatore. È il tasto che permette di cambiare le tre modalità. Abbiamo una modalità di sola ventilazione, la modalità di ventilazione e nebulizzazione e la modalità di sola nebulizzazione. Poi abbiamo l'ingresso USB che permette di attaccare il micro USB che permette di attaccare il cavetto di ricarica per ricaricarlo. Sulla parte frontale potete vedere anche, andiamo a accenderlo, potete vedere anche i piccoli LED che ci indicano in basso lo stato della batteria in carica, lo stato della batteria attuale e il LED che si illumina quando si va a mettere la modalità solo ventilazione, quello che si illumina quando si va a mettere la modalità solo nebulizzazione e quello quando si va a mettere la modalità nebulizzazione e ventilazione. L'abbiamo acceso, il LED si è illuminato, schiacciamo una volta. Schiacciamo un'altra volta, abbiamo la modalità di solo nebulizzatore, come vedete esce l'acqua in goccioline veramente minuscole e poi infine abbiamo l'ultima modalità che è nebulizzatore più ventilatore. Mentre mi rinfresco un po' il braccio con questa funzione di nebulizzazione, vi dico un attimo quella che è la fase di test. Ho avuto modo di testarlo durante questi caldi giorni estivi e devo dire che l'ho trovato poco rumoroso, l'avete sentito anche voi appena adesso, e non è neanche troppo pesante da tenere in mano, anche se poi l'ho appoggiato sulla scrivania o comunque sopra il letto. Devo dire che durante l'utilizzo non ha mostrato segni di riscaldamento del motorino, quindi una buona cosa. E getto d'aria, ovviamente non dovete pensare che di avere davanti un ventilatore grande, quindi di quelli tradizionali, non è paragonabile a un ventilatore così, la potenza anche dell'aria è quella che è, però devo dire che tenendo la distanza di 1 metro fa comunque bene
il suo lavoro. Prima di concludere la recensione e salutarci, vi volevo dire che ha una batteria di 2000 mAh che promette fino a 7 ore di ventilazione, 5 ore di sola nebulizzazione come in questo caso e 3 ore di ventilazione con nebulizzazione. Io l'ho provato in questi giorni e la batteria sta ancora durando. Poi non l'ho spiegato, non l'ho esplicitato prima nella fase di test, ma penso si capiva. Ovviamente il rumore varia. Nella modalità come adesso di sola nebulizzazione il rumore è minimo, mentre quando si va ad accendere anche il ventilatore o solo il ventilatore, possiamo vedere che il rumore cambia, però non è un rumore eccessivo.